1899 può dire di aver attirato l'attenzione del grande pubblico. Accolta con equilibrato entusiasmo dalla critica e grande curiosità dagli spettatori, la nuova serie Netflix ideata da Baran Bo-Odar e Jan Tjefriese si dimostra un complicato quanto intrigante puzzle da risolvere, con i primi 8 episodi a comporre per intero il contorno. I piani degli autori consistono in 3 stagioni complessive, come già accaduto per Dark. Il che significa che siamo appena agli inizi, che quanto visto finora ha solo scalfito la superficie di un prodotto molto più complesso, ambizioso e immaginifico delle sue premesse. Regista e sceneggiatrice danno però modo di risolvere il primo e gravoso mistero che pende sulle vite dei tanti protagonisti in gioco, e lo fanno come da manuale negli ultimi 5 minuti del finale di stagione, proprio intitolato La Chiave, rispondendo sì a una grande domanda, ma ponendone anche di nuove e molto importanti. Analizziamo quindi il finale, con spoiler. Siete stati avvertiti? Per arrivare dove vuole, 1899 si prende i suoi tempi. Il viaggio per arrivare alla meta è quindi a un terzo del suo percorso, ma ecco la cosa interessante. Il secondo tratto da percorrere sarà completamente differente da quello lasciatoci alle spalle. Come si scopre a fine stagione, infatti, quella che Maura, Emily Beecham e i restanti passeggeri del transatlantico Kerberos stanno vivendo è in verità una grande simulazione. A cosa si intuiva già al secondo episodio, ma mancavano le coordinate. Non una grossa novità, a dire il vero, considerando prodotti come Matrix o Black Mirror. Eppure appassionante in virtù della scelta d'ambientazione a ridosso dell'avvento del XX secolo e in mezzo all'oceano, in movimento. E qualcosa non andasse lo confermavano la scomparsa improvvisa del Prometheus, i tanti gingilli tecno-analogici mostrati un episodio dopo l'altro, la misteriosa piramide in mano al bambino, le botole sotto i letti delle cabine principali e il suicidio di massa della stragrande maggioranza dei passeggeri. In realtà non c'è mare, non c'è piroscafo e non c'è migrazione. O almeno non come ci sono stati presentati inizialmente. Scopriamo che Maura e i restanti passeggeri si trovano davvero a bordo della Prometheus. Ma è una nave spaziale, in viaggio nel cosmo profondo in quella che viene descritta come una missione di sopravvivenza. Ci troviamo nel futuro, per l'esattezza nel 2099, forse il titolo della seconda stagione. E ad avere in realtà il controllo della simulazione del programma è il fratello di Maura, Charan. Anche se a creare la simulazione sono stati proprio Maura e il marito Daniel, Anaurin Barnard. Probabilmente per salvare il figlio morente Elliot, nient'altri che il misterioso bambino. La simulazione rappresenta in 1899 una metafora. È il viaggio dei migranti verso l'America, che è un po' la terra promessa del domani per i popoli del vecchio continente, è analogia del superamento di un profondo dolore. Questo non deve essere dimenticato in profondità, nel subconscio. Ed è anzi probabilmente il motore della simulazione stessa. Almeno ragionando sul singolo e sulle sostanze che abbiamo visto iniettare nel collo di Elliot, bianca, e in quello di Maura, nera. Mediante il dolore è probabilmente possibile vivere appieno la simulazione, dimenticandosi della realtà. Se l'America rappresenta l'approdo ultimo, ma il dolore e i ricordi di chi ha sofferto non devono essere dimenticati, la destinazione della simulazione non può essere raggiunta finché non sarà consciamente interiorizzato e superato. Allo stesso tempo, l'altra nave, Kerberos, rappresenta il cervello umano, dove ogni cabina è connessa alla mente del suo ospite e dove sotto ogni letto si scende in profondità nei ricordi più neri dei passeggeri. È come calarsi nel subconscio. Ed è però interessante che ad aprire le porte della mente e spalancare questi ricordi ci pensi uno scarabeo, che nell'antica cultura egizia era proprio simbolo di rinascita e resurrezione, sostanzialmente mezzo di scoperta del vero di un'altra realtà, quella superiore. A quanto pare sono tutti bloccati nella simulazione, che a conti fatti, ma ancora superficialmente, sembra quasi una sorta di sonno criogenico, o stasi imposta per sopperire alla lunghezza del viaggio interspaziale. Poco si sa sulla piramide nera che svetta spesso alle spalle del padre di Maura, e dove sembra proprio che la stessa dottoressa e il marito abbiano concepito la simulazione e il progetto Prometheus. Ma potrebbe trattarsi di una struttura del mondo del 2099, o di qualcosa di alieno e sconosciuto? A incuriosirci è però un dettaglio. Ogni qualvolta i passeggeri del Prometheus si destano dal sonno nella simulazione, nei loro occhi compare il simbolo triangolare e si sente una voce che sussurra: sveglia. Questo indica il proseguire della stessa e più a fondo il perdurare del loop in cui sono tutti intrappolati. Ma ecco la cosa curiosa. Nel finale, nelle pupille di Maura, vediamo lo stesso simbolo mentre la telecamera si tuffa nei suoi occhi per sfumare poi al nero. E se anche questa del 2099 fosse un'altra simulazione, magari guidata da Charan,